Visualizzare ed interrogare la cartografia del comune di Salerno, eseguire ricerche sui dati riguardanti il territorio e i fabbricati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa, incrociare le informazioni urbanistiche con i dati catastali, consultare le carte dello stradario e la carta tecnica comunale aggiornata. Questo ed altro sarà possibile fare accedendo al geoportale del Comune di Salerno, realizzato con il supporto della GeoSafety SRL, presentato questa mattina, 4 luglio, presso l'Urban Server in via Portelina, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'assessore al commercio, urbanistica e lavori pubblici Dario Loffredo, del dirigente settore trasformazione urbanistica ed edilizia del Comune di Salerno, l'architetto Maria Maddalena Cantisani, e della responsabile del servizio gestione del territorio del comune di Salerno, Filomena Daraio. Il geoportale è un luogo virtuale nato per rispondere con semplicità ed immediatezza alla richiesta di informazioni sulle attività di programmazione e governo del territorio, anche in un'ottica di gestione della fiscalità locale. Già online, il geoportale è pensato per chi abita e lavora sul territorio, per tecnici, cittadini addetti ai lavori, interessati a migliorare la conoscenza della città e la capacità di progettare interventi adeguati al contesto urbano, in un'ottica di sviluppo sostenibile ed equilibrato che garantisca la qualità della vita ai cittadini di oggi e alle generazioni future. È una giornata molto importante per noi perché oggi con l'apertura di questo geoportale diamo la possibilità ai cittadini, ma soprattutto ai tecnici, di riuscire ad avere tutta la cartografia della città di Salerno a disposizione. Quindi con questo sistema GIS potranno interrogare tutti i dati del territorio comunale, potranno fare le sovrapposizioni che gli servono per gli inquadramenti territoriali, quindi riuscire ad individuare la collocazione dell'immobile oggetto dei loro interventi e dei loro progetti, in quale zona ricade. Quindi ci sarà la sovrapposizione tra sia le planimetrie catastali che la nostra zonizzazione, le nostre tavole dei vincoli, quindi potranno avere certezza di dove ricade l'immobile e quali interventi siano consentiti per quell'immobile. La piattaforma è pronta, quindi partirà subito ed è ovviamente ancora in via sperimentale, però ci tenevamo ad aprirla perché altrimenti non possiamo mai capire dove dobbiamo aggiustare il tiro. L'obiettivo sarà quello di arrivare a un punto di dettaglio maggiore, cioè interrogare fabbricato per fabbricato, quindi in modo che io possa sapere, interrogando il fabbricato di mio interesse, quali licenze edilizie ha avuto, le concessioni, tutti i vecchi titoli, proprio l'anagrafe edilizia dei fabbricati.